Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Francia e Repubblica Ceca. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita insieme a te. Tutti in piedi, godiamoci gli inni nazionali. Ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. La partita è iniziata. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Cech. È un portiere in grado di fare la differenza. Tecnicamente è molto solido, ha il carisma e le autorità necessarie per governare la difesa. Soprattutto è capace sempre di prendere la decisione giusta. Senza dubbio è uno degli estremi difensori più completi che c'è in circolazione. Sono d'accordo. E immagino che saranno... Fallo! Calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso, ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Può andare! Griezmann! Conclusione davvero molto angolata. La butta in mezzo. Cerca spazio. Pericolo! Prova un traversone dalla tre quarti. Prova la giocata nello spazio. Griezmann decide di sfruttare la fascia. La gioca in area. Cross respinto. Prova il filtrante e passa, tocco preciso, palla larga in profondità, se ne va. Bello questo duello, ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Passaggio in avanti. Vuole la profondità. Prova la giocata nello spazio. Mendy. C'è la palla lunga in avanti.
arriva nella tre quarti avversaria. Cross verso il centro. Incornata! Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. È grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Stanno giocando un ottimo... E c'è il gol della Francia! Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Pogba. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Continua ad andare, palla al piede. Si libera la grande e fa colpire di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. La Repubblica Ceca deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Il vantaggio l'hanno trovato. Ora non devono pensare che la partita rimanga la stessa. Gli avversari sicuramente organizzeranno una reazione e devono farsi trovare pronti. Cerca spazio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Che grande parata! Sicuramente non una parata semplice. E poteva segnare anche stavolta. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Se ne va. Pogba! E in sacca! Un gol importantissimo! Sembrano avere il totale controllo della gara. Conclusione potentissima e portiere battuto. Grande coordinazione e potenza. Davvero un capolavoro. E si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Prova a saltare il centrocampo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tocco prudente al portiere. Mendy. Griezmann. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Può concludere. Fuori di poco, sfortunati qui. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Pogba. Interessante azione sulla fascia destra. Continua ad avanzare verso l'area. La cross è in mezzo. Nessuno arriva sul cross. E la difesa riesce ad allontanare. Pallone in mezzo. E il portiere la fa sua.
Vuole la profondità. Cerca la profondità. Palla intercettata. Palla in avanti verso il compagno. Si ricomincia dal portiere. La mette in avanti. Ecco Griezmann. La appoggia sulla fascia. Occasione. E passa. Pallone basso in area. Ottimo disimpegno, fondamentale. Pallone in area. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Prova la giocata nello spazio. Prova la verticalizzazione. Riesce ad intercettare. Prova a metterla subito in area. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. E trova bene il compagno. L'arbitro non ha dubbi. Calcio di punizione. Sulla sinistra. Appoggia il pallone largo con eleganza. Effettua un cross dalla tre quarti. Ha spazio sulla fascia. Pallone basso in area. Ha colpito di testa, ma la palla è uscita di poco. Un bel colpo di testa, ottimo tentativo. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Prova il traversone. Ottima discesa sulla destra. Prosegue nella sua corsa. Gioca una palla lunga. Prova il filtrante. La palla entra in area. Griezmann! Altro errore, fotocopia tra l'altro, uguale a quello di prima. Stanno concedendo troppi cross agli avversari. Devono cambiare qualcosa se non vogliono subire gol. Non è andato lontano dalla rete. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Ottiene un buon calcio di punizione. Cerca di mettere un pallone interessante in area. Opportunità di ripartire. Si libera la grande. Ecco il tiro. Grande parata dell'estremo difensore. Da qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Di testa, libera tempestivamente. È un grande riflesso qui.
Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Prova a verticalizzare. Pogba. E la difesa non si fa cogliere impreparata. La butta in mezzo. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Cerca l'uomo là davanti. Prova a metterla subito in area. E ancora una volta si dimostrano solidi in tutte le zone del campo. Ottimo il fraseggio. Grande movimento nello spazio. Griezmann! Tiro davvero da dimenticare. Dunque, rimessa laterale. Riceve il passaggio. Prova il tiro. E colpisce la traversa. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. E si ricomincia a giocare. Bella rete di passaggi. Ha la possibilità di andare verso la porta. Prova la giocata nello spazio. Umtiti prova a crossare dalla tre quarti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Griezmann. Buona la sua progressione palla a piede. Può calciare la rete. Se ne va. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Il guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Lancio lungo del portiere. Prova un traversone dalla tre quarti. Decidono di giocarla all'indietro. Ottimo intervento di copertura. La mette in avanti. E passa. Pogba ha già segnato in questa partita. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Passaggio in avanti. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Si libera la grande. Attenzione! La conclusione! Ed ecco il cross. Se la cava la difesa, allontana la palla. Bell'intervento, l'arbitro dice che non è fallo. Pogba. Cross in arrivo. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Prova il traversone. Si avvicina alla porta. Occhio, può andare. Cerca spazio.
Da lì può segnare. Ottimo intervento. Occhio che prova da fuori. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Check, spazza via prontamente. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. La butta in mezzo. Prova a saltare il centrocampo. La Repubblica Ceca sta portando un sacco di uomini in mezzo all'area. Eh sì, si stanno arroccando in difesa. Ma questa tattica concede tanto campo agli avversari sulla tre quarti. È una carta che solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente assediato dagli avversari che provano a dare il tutto per tutto. Ma farlo per periodi prolungati, Fabio, può essere pericoloso. La gioca in area. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi, tutt'altro. Lungo passaggio in avanti. Vuole la profondità. Prova la giocata nello spazio. Traversone in arrivo. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Umtiti con il lancio in avanti. Passaggio sulla destra. Se ne va. Continua ad andare. Palla al piede. Prova il tiro. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Colpisce il pallone. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Griezmann! Palla molto angolata, ma il portiere c'è. Ha provato a ripetersi. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Griezmann. Griezmann! Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Ecco il tiro. È stato splendido l'intervento del portiere. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Pogba. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. C'è fallo. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Effettua un cross dalla tre quarti, la mette in mezzo, mette fuori il pallone. Non è finita, allontana il pericolo, spazza via, sulla destra, ha spazio sulla fascia. Credo però che ci sia fuori gioco, sì, è così.
fuorigioco c'è. La mette sulla sinistra. Bell'anticipo, pericolo sventato. Ha bisogno di aiuto, lo stanno marcando strettissimo. Beh, non puoi concedergli l'opportunità di fare il suo gioco preferito, tagliare dalla fascia e puntare l'area di rigore. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Prova a tirare. E non è riuscito a trovare il gol, era una grande occasione. Una grande occasione di tornare in partita. La loro delusione è comprensibile. Costringe l'avversario al fallo. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Prova la conclusione. Grande occasione sprecata. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. C'è la palla lunga, in avanti. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Gioca una palla lunga. Palla in avanti verso il compagno. Cerca spazio. E passa. Prova a saltare il centrocampo. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Pogba la gioca in profondità. Se ne va. Giroud. Riceve in ottima posizione. Ottimo intervento. Giroud con il cross. Può colpire. Pogba! Occasione. Bell'intervento difensivo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Cross verso il centro dell'area. Tenta il colpo di testa. E arriva il gol. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. È intervenuto molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Zero dunque. Sulla destra. Si libera la grande. Ottima giocata. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Giroud la gioca a sinistra. C'è
Cerca il passaggio profondo. Passaggio intercettato. Giroud. Ci saranno 2 minuti di recupero. Bella apertura. Prova la giocata nello spazio. Qui c'è il tiro. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Molte cose positive oggi, direi. Soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Abbiamo assistito oggi a un capolavoro tattico. Difesa alta, squadra molto corta. Questo ha permesso di aggredire l'avversario e, una volta riconquistata palla, ripartire.